Solamente il 39,2% dei giovani aretini lavora, una situazione allarmante alla quale si somma un'altra problematica emergente, quella riguardante il tasso di disoccupazione femminile che registra un valore triplo rispetto a quello maschile. La mancanza di lavoro ha quindi un colore, il rosa, ed un'età. A lanciare l'allarme la CGIL di Arezzo, che sottolinea come le donne vengano espulse dal ciclo produttivo più facilmente degli uomini in caso di crisi economica. E passando ai giovani, sempre stando ai dati della CGIL, il loro tasso di occupazione rimarrebbe particolarmente basso, al 39,2% contro il 50,3% registrato nel 2008. Neanche la laurea salvaguarderebbe i giovani, perché il tasso di occupazione di un laureato di età completa presa tra i 30 e i 34 anni è passato dal 79,5% del 2015 all'attuale 73,7%. Una fotografia che rispecchia almeno in parte il quadro più generale dell'occupazione nell'aretino. Bisogna intervenire in maniera sistematica e con altri versi, altro che Job Act, che ormai è conclamato, secondo il mio avviso, non lo dice la CGIL, lo dicono i dati dell'Istat, l'osservatorio dell'INPS, che il Jobs Act ha fallito. Finiti gli incentivi alle aziende date a pioggia, il risultato è orrendo. Si parla di un incremento nazionale dei rapporti a tempo indeterminato, anzi di un decremento, che dico, del meno 33% dall'inizio dell'anno fino ad ora, cioè quando non c'erano più gli incentivi. Tra l'altro con un reincremento, quello sì un vero e proprio incremento, dei voucher. Ne sono stati venduti in Italia quasi 70 milioni di voucher nel periodo solo di gennaio-giugno 2016, cioè è il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e del 145% in più se vado nel 2014.